Buonasera. Buonasera, ragazzi. Ci siamo. Per quanto mi riguarda, in forma un po' più provata di quanto penso molti di voi possano immaginare, ma sono online, quindi carichiamo la partita. Ma sappiate questo, stasera e sicuramente interagirò tanto con voi, ma sarà una live molto, molto, molto meno vivace rispetto alle scorse, perché sto passando dei problemi così assurdi che ne ho parlato un po' su Facebook. Considerate soltanto che no, che non ho salvato le cuffie, si sono cominciate a sgretolare sempre di più e anche i contatti si sono praticamente sciolti. Una sequenza di follie che non avete idea. Benvenuti ragazzi, scusate se adesso non riesco a darvi l'attenzione che meritate. Andrea, benvenuto, benvenuti a tutti. Considerate soltanto che Capcom oggi mi ha detto che ero l'unico individuo sul pianeta ad avere quel problema. E non soltanto perché il gioco era recente. Non l'hanno potuto risolvere. Ho perso tutto quello che ho costruito fino ad ora con l'anteprima di Monster Hunter, ma lo ricostruirò. Non ci si arrende. Scorda. Ancora i gargoyle. Oh, che bello. Sì, ho bisogno di questo. Ho bisogno veramente di voi. Ho bisogno di sorridere. Fatemi distrarre perché ho raggiunto un livello di stress vicino all'esaurimento. E bazza, grazie. Grazie di cuore. Mi hai fatto, e tutti voi, il Berera, benvenuto. Mi state facendo dei doni bellissimi di benvenuto, tra le parole, le coccole e anche i doni. E che ho notato solo adesso, vedete le texture, cioè il modello che finisce sopra lo skybox. Quanto è bello Dark Souls 1 con questa estetica, eh? Dark Souls 2 e 3 non scherzano sotto quel profilo, neanche un po', neanche un poco. Salvatore. Grazie. Grazie. Accipicchia. Sì, no, davvero. Ora come ora apprezzo profondamente quello che state facendo, ma giochiamo. Grazie dei doni. Salvatore e Bazza, grazie di cuore. Benvenuto Super Sao. Perdonatemi se adesso sono un pochino stordito. Da quello che sto vivendo in questi momenti, oggi, le prossime settimane, ecco, devo fare mente locale. Penso che probabilmente domani metterò completamente in ordine la stanza per cercare di creare un ambiente intorno a me un pochino più pulito e sereno e dovrò recuperare le ore che ho perduto, a causa di questo problema irrisolvibile che nessun mio collega ha avuto, nessun giornalista ha avuto, solo io. È una cosa talmente buffa e da scuola, della serie, ma solo io? Matteo, grazie. Grazie di cuore. E abbiamo aperto Sands Fortress. E sì, no, per quanto riguarda lo spirito del mistero, anche se io ancora mi devo trattenere a malapena dal dirvi che cos'è, assolutamente avremo collaborazioni anche col caro Crua. Ciao! Greetings. Greetings! Allora, cosa possiamo acquistare da te? Giustizia vendicativa? No, perché non ho abbastanza denaro. Talismano di Velka? Nemmeno. Ho bisogno di accumulare soldi. E grazie, Rennone. Grazie a tutti. Benvenuto, Ernesto. Not welcome anytime. It is only human to commit a sin. Bravo. Allora, ragazzi. Ora come ora, non credo sia affatto il momento di andare a Sen. Non è il momento di andare a Sen, e bisogna stare molto attenti rispetto ai miei piani, perché voi mi avete fatto fare un percorso meraviglioso. Mi avete fatto giocare a ottenere la mano oscura. Ve lo ricordate, vero? Quindi, visto che se lo so benissimo che ve lo ricordate molto bene, quello che devo fare adesso è non sbagliare un percorso intelligente. Per quanto riguarda la Platinum Run, io non voglio. È ovvio che poi basta arrivare poi al New Game Plus ed è un attimo. Però, ora che siamo in Midroll,
cerchiamo di sfruttare questo midroll fino alla fine e sblocchiamo un po' di cose. Allora. E ora vi do attenzione. Itami. Grazie. Oh, certe parole. Grazie di cuore. Io vi prometto che non voglio fare assolutamente il lamentone. Per quanto è marfiniana la situazione che ho vissuto, ed è comico come l'ho dovuto affrontare, io vi prometto che ne parlerò. Ok. E grazie Itami, è un dono gigantesco e dovrei fermarmi molto più a lungo a parlare con tutti voi. Sbiorz, Jerry, come faccio? Io dovrei raccontarvi tutto quello che mi è successo oggi per far capire che non sono esattamente un bimbo minchia che si lamenta quando è circondato da amore, affetto, doni, serate meravigliose. Io, ragazzi, so quello che ho. Davvero. Solo che ho un senso di responsabilità verso voi e verso tutto questo. E questo senso di responsabilità mi provoca non poche rogne. Specialmente quando c'è veramente Murphy dietro che mi frega e mi fa succedere cose incredibili. Vi dico soltanto che la mia copia review di Monster Hunter World è corrotta. E quindi io, che ho dedicato notti e pomeriggi per cercare di equilibrare il mio lavoro quanto più possibile, per farvi avere, per essere io stesso praticamente il primo italiano ad arrivare, se con un pubblico comunque, all'endgame di Monster Hunter World, io volevo darvi dei contenuti pazzeschi con quello spirito nuovo e non posso più, cioè lo farò, certo che lo farò, solo che non nei tempi che desidero. E purtroppo, al di là del fatto che mi si sta anche rompendo l'attrezzatura, per quanto stress ci metto addosso, le tocco, sono così stressato che le sbriciolo. Non l'ho rotta io, mi si è smontata fra le mani a caso dopo anni di grande e orgoglioso servizio. Però è successo questo, e quindi ho perso tutte le ore che ho dedicato a Monster Hunter World, quasi 50, un po' come hanno fatto vari siti come EveryHide per la recensione, eccetera. E devo purtroppo recuperare tutto per potervi dare qualcosa, solo che purtroppo non sarò più il primo a farlo. Certo che si possono uccidere i boss con gli escrementi. Cioè, la tossicità una volta aggiunta ha l'effetto. Allora. Ora andiamo a fare un po' di cosine. Cerchiamo veramente un po' di vivere la cosa al meglio. Godiamoci. Allora, io senza saperne leggere né scrivere, direi che per ora 58 di equilibrio. Quanto ho di peso? 42,3. Siamo veramente pelo, eh? A 45 siamo già in fatro. Allora, adesso aiutatemi a pulire un secondo questa foresta e poi vi leggo un po'. Wow! Sciottato! Sciottato! Ah, figata! E se io mi spoglio e mi metto l'anello del calabrone, sono in midroll alla grande! Ah! Che figata! Oh mamma mia! Che spettacolo! Non mi era mai successo di arrivare qui per la prima volta e sciottarli! Capolavoro! Anche il tuo! Hai pieno merito! Posso? Dammi un secondo, grazie! Spettacolare. Oi. Tutto bene? Vorrei farti un parry, posso? Ce la facciamo? Mi attacchi? Scusa, volevo farti questo. Welcome back, ragazzi. Sì, pre-Anorlondo ho fatto assolutamente praticamente tutto, ma non dimenticatevi che questa è una Platinum Run
E io devo fare delle cose molto più accurate. Devo esplorare delle mappe, devo prendere incantesimi, devo... Cioè, godiamocela. E grazie di cuore per chi sta chiedendo di attivare i cheers. Sapete che ho una certa etica e dovevo approfondire molto bene la meccanica prima di accettarli, ma ho capito come funzionano e non sono niente di troppo accidioso. No, accidioso, avido. Quindi ho trovato l'idea, anzi, estremamente carina. Vi prometto che lo farò, ma sono in un momento in cui molte cose... Aia! Cos'è stato quell'attacco velocissimo? Da quando in qua? Sei stato un lampo! Tu sei più lento di solito, no? Ah no, guarda un po' che attacco veloce, non me lo ricordavo, perché tu usi sempre a due mani, eh? Usi sempre a due mani. Oh, questo ci ricorda Petrus. Allora. Ehi. Faris. Sono venuto a prenderti. Lo so che ci sei, Faris. Benvenuto, Momias. Oh, Momias. Ehi. Tu non sei Faris. Chi sei tu? Faris. Fai male con queste frecce, però. E con quel falcione, ancora più male. Pericolosa Faris, così. Sicura di desiderare un plunging attack? Ti ho mancato, Faris. Non so come ho fatto a mancarti col plunging, ma ti ho mancata. Ma che bella donna. Una delle poche belle donne di Lordran. Faris, sono a casa. Sì, ragazzi, stasera voglio giocare un po'. Voglio divertirmi. E il fatto che non mi abbiate già mandato tutti a fanculo, per non avervi raccontato. Ma quanti si stanno iscrivendo? Leotron, benvenuto. Cazzo, mi vergogno così tanto. Non riesco a stare dietro a tutti. Certo che Faris è una donna. Anche se capisco che può essere anche una citazione. Play with Widow, benvenuto, grazie. Gna 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 gna. Che scemo, mi ero dimenticato che stavo livellando per avere il set dei Dark Wraith. Non preoccupatevi. Adesso abbiamo la mano oscura. Vi farò vedere quante umanità si fanno con la mano oscura. Non ci serve, ok? Vabbè, non importa. Gna 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 lore. Gna 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 lore. Stupendi. E vabbè, abbiamo buttato quanto? 10 umanità? Forse un po' di più? Non molte. Quante umanità? Sì, 10. 10, perché poi devo darne altre 20. Sì. Nessun problema comunque. Allora, prendiamoci l'elmo. In realtà i tizzoni, grazie Anonymous, Stargazer, Alessandro, tutti voi che vi siete iscritti, Ninga, io ci... Grazie, mi piacerebbe, sì, penso proprio che lo farò un giorno. E... Oh no! Oh no! Ci sono loro! E ora? Che si fa? Si muore. Grey Pork, grazie. Ascoltatemi, ragazzi. Io sono mortificato se non sono riuscito a leggervi tutti. Ma vi prometto che cercherò di recuperare. Ogni qualvolta ho un'interazione con voi, mi fate dei doni. E stasera ho bisogno di distrarmi e di passare una notte in bianco che non mi faccia fare troppo male. Perché ho tanto da recuperare. A causa dei dati persi, corrotti, tra l'altro, corrotti in maniera imprescindibile, senza motivo. E contemporaneamente io desidero darvi cose speciali, anime principali, effigie, una cosa alla volta. Quindi grazie a tutti. Grazie di cuore, di cuore, di cuore, di cuore. Allora, andiamoci a pescare. In realtà io avrei bisogno di tantissime anime per potenziare poi la mano della piromanzia. Il problema è che oggi ho avuto tanti 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 problemi. Porrex,
Io lo so che probabilmente c'è una piccola percentuale di voi, magari non che sta in live qui, ma in generale, che dice: ma questo ha sempre problemi, è un coglione. Come fa? O esagera e non ha veramente problemi e li ritiene tali, o è un coglione. Io vi garantisco, ragazzi, che quello che mi è successo, per esempio, oggi è da matti. Oh no! Pensavo di averla a due mani, volevo fare. Non posso ancora! Ho fatto il parry prima, non ho più rimessa una mano. No, per strano però, quando l'ho tolta da due mani? Ho giocato convinto di averla a due mani. Convinto di averla a due mani. Allora, dai, non tutti i mali vengono per nuocere. Guardate, vi faccio vedere come si farma qui. Ehi, ragazzi. Ah, siamo nel patto. Non li abbiamo ancora fatti incazzare come delle bestie. Però davvero ragazzi, credetemi, quando hai Capcom che ti dice questo problema non l'abbiamo mai visto prima, ci dispiace, non possiamo risolverlo, non abbiamo le risorse per dedicare un team di sviluppo a correggere una patch solo per il tuo file, ci dispiace, ma cioè, non sto neanche parlando di problemi di linea, problemi che mi affliggono nella mia vita, nel posto, mi trasferirò, affronterò gli ostacoli, ormai è fatta, a un terzo, quasi potremmo dire due terzi di vita, perché insomma, diciamo che dopo una certa età conta un po' meno. Riuscirò a risolverli, però basta. Allora. Eh no, sì, esatto, non voglio farmare, però molti mi hanno chiesto come si fa qui. Sì, ho buggato tutto Monster Hunter. Esattamente. Fantastico, no? Delicious. Allora. Quindi, pam, 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 preparatevi a giocare. Pam, 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 pam. Pam, pam. No, fermo! Scusa, non ti arrabbiare. Non ti arrabbiare. Non ti arrabbiare. Ecco qua. Ehi, ninja, ninja. Aspetta, tu vendi qualcosa? No, lo fai dopo. Ah, è vero, non dovrei ucciderlo. Per ottenere le armi uniche. Lo facciamo nel New Game Plus. Lo facciamo nel New Game Plus. No. You poor. Io pur cosa? Purché? Purché che ho vinto? Ecco qua. Le cuffie si sono disintegrate. Il mio file di Monster Hunter con al day one quasi 50 ore di gioco è andato perduto permanentemente. E devo recuperare entrambe le cose. Quindi. Ah no, giusto, vi faccio vedere come si farma da questi bastardi. Inseguitemi, inseguitemi, prodi cavalieri. Ehi, mago. Nope. Nope. Esatto, ragazzi, c'avrei anche lo scudo figo, ma no, non castare, non castare. Bravi. Ci si mette qui, nell'angolino, si usa lo scudo, bello alzato così il nostro hitbox aumenta e giù nel dirupo. Fatto? E il ladro? Era mago e chierico, dov'è il ladro? No, ragazzi, perdere 50 ore di gioco al day one? Eh sì, esatto, al day one. Mi piace moltissimo stuzzicarvi così, scusate. C'è un motivo per il quale ovviamente ho 50 ore al day one. Non è tanto perderle, io sono felicissimo di rifarle. Il problema è che ho delle responsabilità con voi. Cioè io devo produrre, io devo lavorare e avrei voluto darmi qualcosa di speciale, avrei voluto davvero tanto, ci tenevo tantissimo a essere il primo a darvi del contenuto endgame di Monster Hunter, e questo non è più possibile. Però ho una sorpresa incredibile. Affronteremo un Kirin nel video che dedicherò al cancellamento dei file.
Quindi qualcosa vi posso mostrare di molto figo. Allora. Allora, a questo punto ci mettiamo l'anello di Havel e vediamo un po' fino a che punto. Forse no, forse ce ne freghiamo. Perché se io ho l'armatura di pietra, vedete, già con un pezzo raggiungo il Fatrol. È che l'arma pesa veramente troppo. Ah, non posso togliermi l'anello di Havel. E sono in Super Fatrol. Questa cosa non mi piace, però. Perché così sono super tank. Ditemi, volete che io giochi tank? O torniamo nudi? Guidatemi voi, è stato così divertente giocare insieme fino ad ora. Giochiamo, no? Ah, l'anello del ninja, è vero! No! L'anello del ninja! L'ho ucciso apposta, avete ragione. Minchia, vi piace così tanto il tank? Ma veramente? Ma dai. Ah no, siete molto equilibrati. Allora, io poi chiederò ai moderatori di fare le famose... i famosi sondaggi anche tramite Twitch, perché sicuramente sarà interessante, ma... Allora. Facciamo un po' e un po', allora. Un po' e un po'. Piuttosto. Davvero, ma che volete fare? Ma che volete fare? Eh no, questo non... Questo potete farlo molto bene. Questo potete farlo benissimo. Il backstab. Ehi, e basta! Che in Fatrol sono lento, non posso. Oh, l'ho aggrato, perfetto. Aia. No, no! State buoni! Bevi! Ah, visto che succede quando il ladro non ha le spalle e ho equilibrio? Shadow. Tan 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 tan. Fiocco di neve tornerà, secondo me. Davvero, ragazzi, scusate se in queste prime fasi... No, no, non castare. Pietà, e tira fuori quell'arma. Santo cielo, quanto sei fastidioso. Basta. Mamma mia. Basta. Basta. Oh, cielo. Piantala. Piantala. Oh. Mamma mia. Sono tornato. Allora. Ah, ma salve, eh? Ti piace l'equilibrio? Non durerà a lungo, mi dispiace. A From Software ha smesso di piacere completamente. Non posso avere... Allora, quest'arma non sarà ovviamente la super definitiva, perché a questo punto cambiamo. E mi dispiace, non avrei dovuto parlare di questi, dei problemi che non sapete quali sono. Sarò stato pedante e noioso. Chiedo il vostro perdono, sul serio, seriamente. Non avrei dovuto parlare a Vanvera di cose che sono gravi, ma che non lo sembrano. E... guarda, sta vincendo nudo. Ah... Sta vincendo nudo, interessante. Però se sta vincendo nudo... sta parecchio vincendo nudo. Però il punto è... Nudo, ma non con l'anello del ninja, perché non ho un'arma. Ecco. Ma questa cosa dei voti è bellissima. Fighissimo. Oh. Allora cominciamo a pensare alla prossima arma. Ragazzi, è una Platinum Run. Sapete quante armi cambieremo?
tantissime. Vabbè, ora, per ora... Per ora sta vincendo... Ah, attenzione, il tank sta recuperando, il tank sta recuperando! Oh, ma è una figata questa cosa! Ecco, ho visto alcuni streamer fare i sondaggi attraverso le donazioni. Questo non me lo vedrete mai fare. Capite quando dico che ci tenevo a dare un'occhiata a alcuni metodi di monetizzazione sulle live, gli streaming, perché non sono sicuro di alcuni cosa fanno? Per questo ero dubbioso dei cheers. Poi ho capito che non sono questa cosa. Ma... Molti facevano una porcata del genere, ed è una cosa così stupida, distorta e malata, secondo me. Ok, guarda, guarda, guarda. Ragazzi, a quanto pare avevo ragione io. Tocca fare un po' e un po'. Mazza, i voti aumentano a dismisura, comunque. Siete stupendi. Siete stupendi. Sapete cos'è il fatto? È che... È che io ora non posso andare in fast roll con quest'arma. Cioè non ho proprio modo di andare in fast roll. Non esiste alcuna chance di stare in fast roll. Quindi... Ah, poi dovremo prendere l'arco composito, eh. Dovremo prendere l'arco composito. Ma che facciamo? Sono dubbioso se andare a fare Blighttown... O Sense Fortress, perché Blighttown dobbiamo farla per il platino, eh? E anche per gusto personale. Che dite? Blighttown o Sense Fortress? Siete curiosi di andare avanti, eh? Però poi lo dobbiamo fare la città infame, eh? La dobbiamo fare poi la città infame, mi raccomando. Non si scappa, eh. Non si scappa. Dalla chat sembra stia vincendo Sen, però... Sto mandando in tilt la chat, scusate, non dovrei farlo. Non dovevo farvi tutte queste domande. Altro sondaggio! Vabbè, possiamo fare Sense Fortress e poi senza Norlondo andare a Blighttown. Tanto ormai siamo qui. A sto punto facciamo una cosa alla volta, dai. Dai, una cosa alla volta. Piuttosto, proviamo a vedere se i moderatori si divertono. Troviamo la prossima arma. Cioè, provate a pensare alla prossima arma, che deve essere... Ah! E se fosse... la Lucerne? Ah, lo so che sarebbe intelligente prendere il ricettacolo, lo so benissimo, però non lo so se vale la pena. Lo so, devo prendere il gesto da Oswald, che non c'è il trofeo nell'uno per i gesti. No, niente, niente lucerno, ok, non vi piace. Ok, 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 niente lucerno, promesso. Pensavo vi piacesse, ma a quanto pare è banale. Quindi... Ah, lo spadone d'ossidiana? Mica male lo spadone d'ossidiana, in effetti, eh. Martello di Smough. Ci sono parecchie armi... È la furia di quell'hag, però si potrà fare solo tra molto tempo, perché ora ho investito tutto in forza, la destrezza non c'è più spazio adesso. Servirebbe un'arma comunque abbastanza forza. Ehi, yo, Giant, come va? Nope. Fatto male? Mi sa, eh. Beh, che fai? Provi a fare tracking? Ma tu non ce l'hai il tracking. Aia! Scusa! Perdonami! Ho esagerato? Ma non mi dire che lo trishottiamo. Trishottato senza R2. Vabbè. Comunque sapete che sono d'accordo? Spadone d'ossidiana. Spadone d'ossidiana. Ah, giusto! La falce dell'assorbimento. Che figata anche quella. Perché Dark Souls ha così tante, tante, tante belle, belle, belle armi? Grazie, Shadow. Non ho preso l'oggetto. Come si fa a essere così pirla? Adesso lo prendiamo, prima uccidiamo qualcosa. Anello! L'emblema legno scuro! Nope! Nope! Il Fat Troll! Non ti temo! 468 e vediamo un po'... No, cazzo! Arma a rischio! Via! Fatti uccidere un momento, fatti...
No, aspetta, aspetta, Michele. Carica la stamina. Ok, un secondo, ragazzi, che mi concentro, perché qua ho fatto un'abilità di troppo, perché dopo i 4 re non l'ho... Ah, non l'ho riparata dopo i 4 re! Ecco perché. 303, ok, ok, non succede niente. Ah, sti cazzi, è come averla nuova. Ok. Titanite del demone, quanta durability abbiamo? 50, immagino. 86, ah, oh, ma minchia, va percentuale. Ok. Ok, 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 ok. E allora... Intanto prendiamo la falce. Non mi prenderete mai vivo! Ho l'anello di legno. Allora. Ciao, gigante. Sai che potrei, volendo, usare un'altra R2 senza problemi, vero? Il punto debole dell'ascella è tremendo, vero, ragazzi? No! Non dovete... Oh, oh! Quanto si carica lenta la stamina? Merda. Nope! È che devo curarmi, scusa. Guarda, te lo faccio un R2. Io non ho paura di farti un R2. Te lo faccio adesso, guarda. Visto? Fatto male? Fatto male. Tanto ormai sei a rischio l'arma. Cioè, non è che... Oh, oh, hai perso. Ok. E no, lo scudo in realtà, è vero, per ora non conviene avere questo. Cioè, voi mi state chiedendo di usarlo. Ah, comunque stava vincendo Sense Fortress. Il fatto è questo, ragazzi, è che in realtà non posso comunque usarlo. In realtà questa, andare qui sarebbe una pessima idea. In teoria non dovrei affatto affrontarli questi, eh. No, parare con questa. Forse sì, avete ragione. 38%. Ma... In teoria questi non vorrei che mi shottassero quasi, perché questi sono molto più forti. Sono molto più forti. Ma molto di più. Devo un attimino concentrarmi per loro, perché non ho piromanzia, non ho niente. Ho sbagliato anello? Non ho sbagliato anello! Oh sì? Un attimo, ragazzi. Ho davvero sbagliato anello? Se non ho sbagliato anello e mi state facendo impazzire, non è vero, ho sicuramente sbagliato. Siete in troppi a dirmelo. Siete in troppi. Aia! Tan 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 tan. Tan tan tan. Avete ragione! È quello... È vero, grazie! Quanto sono ricoglionito... Stasera sono così. È che non sono... Sapete perché non me ne sono accorto? Perché non sono abituato al Fat Troll. Non sono abituato al Fat Troll, quindi pensavo di essere lento. Pensate quanto conosco Dark Souls e contemporaneamente non conosco Dark Souls a causa di cose che non sopporto. Vabbè, ma non gli facciamo niente. Sono troppo duri questi. Ah, ma cos'è una pacchia? Cos'è una pacchia? Questa cosa, in teoria, la prima volta che si va a Sense Fortress non si fa. Nope. Mancato. Ancora mancato. No, ho fatto un errore. Via. Cazzo. No, 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 no. Merda, non dovevo curarmi. Questi sono tosti. Ah, ce l'avevo quasi fatta. No, 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 ragazzi. No. Avete ragione che sicuramente non riconoscere la velocità del Fat Troll non è esattamente una cosa da super figo, ma non venitemi a dire che questi demoni non sono più forti degli altri, perché vi faccio una pernacchia. In realtà il problema è che faccio meno male, ma questi demoni non sarebbero da sconfiggere adesso neanche con l'immaginazione. Lo voglio fare perché mi diverte molto giocare insieme e fare i pazzi.
quindi... il bastone uncinato del demone però va droppato. Va droppato. Kelsin, grazie. Filippo, ti avevo perduto. Quanti doni. Maledizione al mio umore. Stasera non sono molto... non sono molto operativo. Sicuramente smetterò di essere tank presto, promesso. Però sopra al midroll non possiamo andare. Cioè sotto al midroll non possiamo andare adesso. Purtroppo. Quello non si può. No, la server fa schifo. Piuttosto la mannaia, no? Vieni, gigante. Concessione. È pieno di armi fichissime, in effetti. È pieno di armi fichissime. Quanto male fate? Nope. Che cazzo? Ah, era... ah, però l'ho aggrato. No, ero convinto di essere fuori dal range. Storditi. Bravo. Sei molto obbediente. Ah, il rolling fat troll. Oh oh. Bravissimo. Dai, voi creature siete le più vicine a Dark Souls 2 che conosco. A potenziare le armi. Aia, mi hai fatto male. Ti odio. No, no. Io con voi consumo. No, no. Io con voi vi sfondo. Non c'è... no, no, no. Avete risvegliato... avete risvegliato la mia sfacciataggine malposta. Dicevo, avete risvegliato Sveku. E ora? Con le... no! Ah, non ne ho abbastanza per... non posso assorbire due attacchi. Però... vabbè, non... sì, è il doppio del danno, in effetti. Quasi. Forse no, forse è proprio... no, matematica no, vediamo un po'. 382. Ah, è esattamente! È esattamente il doppio del danno. Fico. Fico. Forte. Nope, nope, nope. E ora che fai? Ti stordisci? Non ti stordisci. Vabbè, anche se sono in fatro, comunque rollare... invisibility frames ci sono, eh. Olè! Ok. Figata. Bastone uncinato. Che culo! Che culo! Questa cosa è incredibile! Va bene, non... mi tolgo il fatroll. Eccoci qua. Midroll. Midroll. Absolute Zero. Il problema di Monster Hunter World è che non mi era concesso di fargli utilizzare nessuna opzione appunto del Gathering Hub, ossia sì, esatto, l'arena celeste. Cioè non potevo fare minimamente party e cose del genere. È buggato completamente, esattamente, sì. E quindi in realtà io non l'ho scoperto perché fino al day one non ho voluto esplorare l'online e ho perso tutto quello che avevo creato. Ho fatto un video speciale che devo montare domani a riguardo, ma ho perso tutto. Mi state tutti dicendo di usare il bastone, ma io di questo bastone conosco relativamente poco memoria, quindi è... scala DDD. DDD. Vediamo un po' il moveset. Ah sì, c'ho sto attacco fichissimo. Molto fico. Stesso R2.
Per usarla comunque ci vuole un po' di tempo, ragazzi, perché quest'arma adesso è efficiente come un pugno sulla pietra, cioè... Non è, in teoria non è ancora il momento. No? No, Chister, il mio problema è diverso. È purtroppo diverso. Sì, ne hanno parlato oggi i ragazzi di Every Eye, perché io ho parlato con Every Eye, con Francesco. E non solo, grazie. Allora, ripara, zac. E via. Nudi, nudi. Beh, oddio, finché siamo in midroll, tanto. Perché 98, devo livellare quanto più possibile. Devo livellare quanto più possibile la nostra cara amica Stamina. Le anime per ora me le tengo. Cioè, diciamo che, in poche parole, non ho paura di morire. E... fatto male? Mazza, ho fatto un headshot in teoria. No! Non ho paura di morire e... diciamo che Sense Fortress, per quanto sia tremendamente pericolosa come area, per me è incredibilmente divertente. Cioè, per me è un parco giochi, non è... Sì, lo so, ora lo sto facendo apposta, perché mi piace moltissimo quando succede che io dica cazzate e poi mi prendete in giro, perché mi piace interagire con voi, stiamo giocando tra amici. Però, davvero, non è pericolosa. Oh. Pff, Sense Fortress. Tum, tum, tum. Ma che tempismo da... Maledetta. Non si fa. Nope, milady. Nope. Oh, la mega stupenda trappola di Sense Fortress. Una mappa nella quale trovi per la prima volta un sacco di scrigni e ti portano a una trappola con un mimic. Geniale. Ehi, conosco i tuoi trucchi. Beccati sto cazzotto. Oh. Oh. Bravissimo. Vedete come si fa a fare in fretta? Ehi, tu! Nope! No! Ho detto... No! Occhio, occhio, eh? E io comunque sono fragilino. È l'arma forte, non l'armatura. Logan! Logan, amico nostro. Avrò abbastanza anni per finire la tua quest in New Game normale? Secondo me non mi interessa. La facciamo in New Game Plus, amico? Facciamo New Game Plus, vecchione. Perché comprare tutti i tuoi incantesimi in New Game mi sembra un po' una stupidaggine. Ah sì, giusto, mettiamoci l'anello del lupo. Bravissimi, vedete che... No vabbè, io di solito, come nelle prime run, dovrei essere io quanto più possibile a parlare a voi del gameplay. Stasera sono un po' provato. Un po' provato. Allora, oh no! Quanto è bello come si prende in giro Dark Souls, eh? E nope! Grosso errore! Cobra! Mamma mia, schiacciato! Oh, uno degli anelli che preferisco in assoluto. Thoraigan, grazie. So che scherzi, che dici, ah, sono solo 50 ore, non sono niente, perché in realtà sono tante. Ma non sarebbero così tante se non mi avessero precluso molto del mio lavoro e messo in grave pericolo il ritardo con altre produzioni, davvero. Shotel, arma stupenda per il PvP. Oh, finalmente un'arma che non rischia di colpire Sig. Ho messo l'anello del calabrone? No. Ho capito che sbaglio spesso gli anelli, però ti prego. Non mi fate sentire così inetto e inadeguato. Io farò assolutamente mod di challenge pazzesche, solo che prima voglio introdurle con questa Platinum. È un gioco, voglio introdurle. Quindi è questo qua. E... ma in realtà mi... Sì, no, Sig che se ne frega degli uomini serpente è stupendo. Cioè, poesia. E mi dispiace moltissimo, vi giuro, che stasera vi sto... Non lo so, sono convinto di starvi a deludere.
Perché siete veramente un'enormità. Io ho i brividi al pensare che potrei essere un pochino meno interessante del solito. Eh no! Eh no! Esatto, anche i... Esattamente. Sono anche gli uomini serpente che se ne fregano di Zig. Tan 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 tan. Che non ti conosco, Sans. Sans Fortress. Ma che mi freghi. Vabbè, dare un calcio a Sig è una delle cose più crudeli che si possono fare. Assolutamente d'accordo. Oh, guanti da stregone, silenzio. Questo è uno shortcut, ma non si apre da qua, vero? E invece sì. Era il contrario. Allora, tanti ragazzi. Mike, piantala di preoccuparti. Voi non sapete quanto è fuori. In realtà dovrei, sì. Perché qua c'è l'anello del drago dormiente. Un anello che adoro. Eccoci qua. E ora. Vedete come si gioca di completismo Sans Fortress? Vedete che mappa della Madonna. Che cazzo? Qual è l'obiettivo di stasera? Avanzare quanto più possibile senza che io pensi a quello che dovrò affrontare nei prossimi giorni. Lo so che non c'è l'anello del, non c'è il trofeo degli anelli, ma anche se è una Platinum Run, perché saltare le cose? Ho già saltato il. Ho già saltato la. Hai sbagliato allora, eh? Ora mi becco la sfera in faccia. E invece no. Perché insomma. Ho già saltato la gestio, quindi. Peccato che i gargoyle sono morti. Dai, finiamo a Calamith. Con la notte. Sì, Final Fantasy IX esce per domani. Avete capito la mia schedule? Esatto, bravissimi. E boh. Ah, è vero, per quello avevo fatto. È vero, 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 è vero. Lo facciamo dopo il falò. Volevo prendere l'anello del serpente dorato, ma volevo prima fare il figo per prendere l'anello dormiente. Ma è assolutamente prioritario, avete ragione. Eh già, l'attacco in corsa fa male. Prima o poi dovrà morire. Allora. Non ho ancora installato il fix per le texture, proprio perché ho avuto tante, tante, tante. Visto che stiamo giocando a Dark Souls, chiamiamo le spade nel culo, dai. Guardate questa parte quanto è dannatamente facile e quanta paura fa all'inizio. Cioè, boh. Aia! Non pensavo di essere così grasso. Ehi tu! Questo è un attacco in corsa preciso. Bitch. Allora. Beh, che Isayama voleva continuare Shingeki no Kyojin fino al capitolo 200 era stato annunciato molto tempo fa. Quando era più o meno. Tipo al 60, che diceva mancano ancora 3 anni. Beh, 3 anni sono 150 capitoli. Fino a prova contraria. Ha detto che è facile. È la fine. Oh, lo scudo di Balder. Che meraviglia, lo scudo di Sabaku. E di Phalanx. Che non l'ho preso l'anello della pietra rossa per ora, mi sembra. Credo di non averlo. Non l'ho ancora preso l'anello di pietra rossa. Eh no. Eh no. Sa ancora da prendere. Sa ancora da prendere. E opla.
vero! È vero, è mensile! È vero, ho pensato alle 51 settimane dell'anno. Ah, figa. E allora si è... ha un pochino cambiato idea o sbaglio? Ha cambiato pessimamente idea. Avete ragione. Avete ragione. È un attimino da valutare la cosa. Yeah! Tutto al contrario. 52. Pardon. Così vi faccio anche vedere Sense Fortress al contrario, Allora, vediamo un po'. Il percorso giusto non è questo, esatto. È questo qua. No, questo è... esatto. Ok, qua. Bio. Siamo tantissimi, perdonatemi. Ehi tu, stronzo. Dai, dai, che la prossima volta useremo i talismani di Lloyd per ottenere il... lancia del fulmine. Se volete un po' di fast roll, posso usare la lancia del fulmine adesso, eh? Però decidete voi. Solo se volete voi il fast roll. Sondaggio, sondaggio, sondaggio! Dai, questa è la serata... serata sondaggi, serata sondaggi. Serata sondaggi. Beh, è ovvio che la stamina la livelliamo, assolutamente, Sondaggio, volete un sondaggio? Intanto avanziamo. Tanto quest'arma la usiamo appena abbiamo un po' di anelli più fighi, tipo quello di Blue Track, per esempio. For example. Facciamo un sondaggeception. Niente sondaggio, cupo. Veramente così dolce e meraviglioso. Io mi sento così stressato. Mi sento così. E il fatto è che avevo dei piani per voi. Volevo veramente farvi tanto contenti e. Ora molte cose. E mamma mia! Sembrano i miei utenti che mi dicono che devo smettere di lamentarmi. Oh, ti ho rotto la guardia! Ragazzi, avete mai rotto la guardia a un soldato di Baldur? Vi è mai successo? Andiamo a sfondare il sederino di Ravdi. Non di Rapier, madonna. Di Rickard. Rickard. Tan tan tan. Tan tan tan. Tan tan tan. Oh no! Un terribile guerriero! Come farò? Ah! No! Ah! È veramente terribile! Sì, lo so che tu sei tremendo. Lo so che sei tremendo, ma voglio farti il parry comunque. Quello era un bel parry, però. Il dislivello, Rickard. Bravo, bravo. Ah, aspetta un po', ancora un po'. No. Ci riuscirò a farti il parry. Anche se sei un infamissimo. Ci riuscirò. Vieni. Dai, lo so che ci vuole solo un pochino più di pazienza. Devo aspettare un secondo in più. Questo. Rickard, sì, è vero, scusate. Povero me. Rickard. Oh, e qui abbiamo un po' di lore interessante. La benedizione divina. Eccoci qua. Sì, esatto, Reintyr. Esatto.
Quindi non ho visto sondaggi, però immagino che vogliate vedermi cambiare, quindi andiamo di lancia. Tanto ci serve il trofeo dell'arma del fulmine, eh? Ci serve il trofeo dell'arma del fulmine. Con chi credete di avere a che fare? Io mi pianifico tutto, eh. Volete una sorpresa? Prima affrontiamo il nostro caro gigante come merita, ossia con un'arma che lo ridicolizzi e lo faccia sentire incredibilmente inadeguato. Però poi... Che cazzo no! Vabbè. Balestra del cecchino. Che in realtà non avrei voluto prendere, perché non me ne fregava assolutamente nulla. C'è! Bravissimi moderatori. Results. Aha! Vabbè, ma non c'è paragone! Cioè, c'è sicuramente chi ha votato il Fat, ma veramente poco. No, no, non era un muro invisibile. Ho premuto cerchio un pelo più tardi. Sì, The Phoenix. Secondo me un pochino l'HUD cambierà nella remaster. Quello sì. Credo che quello verrà un pochino toccato, sapete? È un'impressione, ma è un'impressione penso valida. No, che cazzo? Che cosa fai? Sabaku! Io mi ricordo che questa parte, io più volte, con un caro amico, giocai a fare la no death run. Ci mettevamo delle regole e non era solo una no, cioè se morivamo ricominciavamo. Però contemporaneamente odio la vita. Perché non ho mai problemi a fare... Ah, no, non è il... Non è il... Che cazzo? Vaffanculo. Non è per caso che sono... Può essere che le mie... Sono così legato al fast roll che le mie tempistiche muscolari sono legate a questo? Può essere, eh? Sì, no, il cerchio, il salto con cerchio è un'inculata tremenda, però... Può essere veramente che... Può essere, può essere. Poi adesso magari ricado, però... È che... Questo salto è infame, ma... Era tanto tempo che non cadevo. E sono abituato al fast roll anche qui. Bellissimo personaggio con alcuni dialoghi tagliati veramente preziosi. Fiore verde, titanite grande. Ne abbiamo già 12, quindi non ce ne serve. Titanite verde grande ne faremo a fiotti. Scudi fighi. Oggetti fighi. Armature fighe, ma soprattutto anelli fichissimi. Che non ci serve tranne lui. Solo che lui... Che facciamo? Lo prendiamo adesso? Sì. Ok, allora... Ok. Ehi là, mi serve la tua chiave. Aia, dicevo. La tua chiave. Oh, chiave della gabbia. Il problema è che adesso ho finito gli ossi del ritorno. E quindi sono un pochino più limitato a quello che desideravo essere. Però alla fine i pezzi di titanite li abbiamo, quindi... Ah, giusto. No, ho sbagliato. Quanto è bello giocare insieme così. Grazie, ragazzi. Grazie. Vabbè, ma... Sabaku e il Fast Roll sono... una famiglia. Grazie, Demone. Dech, Albi, Markno. Grazie di cuore. Smettetela. Smettetela. Dovrei mandartela indietro con Wrath of the Gods. Dovrei. Altro che. Via!
Non riesco a saltare in midroll, ma sono veramente così rincoglionito. Perché il midroll mi incoglionisce così tanto? Ma che cazzo? E vabbè, andiamo senza arma, che vi devo dire? Tanto non è che mi servono Estus, non mi interessa. Vi giuro, cazzo, saltare dovrebbe essere... Questo poi è una minchiata. Eppure con... Ciao, gigante. Col midroll non riuscivo a farlo, cazzo, incredibile. Eppure non... Vabbè. Aia. Eh no. Mamma mia, poracci. Eh no. Olè. Perfetto, lui non sarà più fastidioso. Eccoci qua. E adesso in realtà potrei pensare che è arrivato il momento di cambiare la famosa arma. Che dite? Nah. Andiamo prima da Norlondo. Dite? Diciamo? Vi giuro che sono confusissimo perché mi è dispiaciuto aver finito le ossa del ritorno. Non lo so perché questo pezzo, questo gigante non dà il... purtroppo non dia il pezzo di titanite, ma non lo fa mai. Proprio... probabilmente perché è stato supposto che il bonus... Ma non è vero, perché già... Boh. Tutti arrabbiati con il sabaku della Platinum Run. E invece non mi colpisci col tuo elettricidino. Buonasera, Papuz, grazie. Ah, quel gigante respawna. Touché. Touché. È vero, perché ogni volta che torni a Sense Fortress, ma certo. Ma certo. Ma ovvio. Tra l'altro è anche l'unico inutile da uccidere. Per un'infinità di ragioni. Ovviamente non sono umano per scelta, eh. No, no, niente Tarkus. Niente Tarkus. Già, e Tarkus se lo fa da solo, appunto. È uno versus uno. Ehi! E poi, a differenza di Dark Souls 3, qui evocare Tarkus e cose del genere non... non ti sblocca cose. Ah, ma dai, ma si fa uccidere così. Si fa uccidere così. Oh, come uno Strunter. Colpo sulla testa. Mamma mia, entra lo stun. Ah! No, no, no. La lancia della fulmine da Norlondo non sempre è una grande idea, ovviamente. Però, sapete, uno cerca di fare qualcosa di originale. No, non può diventare vuoto il mercante. Non ti devo neanche schivare, gigante! Impegno, su! Impegno! Oh, cazzo! L'ho stordito con un colpo! Tarkus chi? New meta. New meta, ragazzi.